ciao! Lucianina di Tizzetto! Eccomi, ci sono! Ma hai recuperato la... Quanto mi mancate da vivi! Ecco, ma vieni presto! Adesso già Gesso, scusa, sei a posto, muovi la mano con una... Il gesso non ce l'ho più adesso. Appunto, dico, muovi la mano ormai... Muovo la mano non benissimo. Beh, come No, perché è ancora un po' gonfio il polso. Puoi fare la regina Elisabetta, bene. Puoi fare la regina Elisabetta, sì. Sì, esatto, sì, così, posso fare così. Esatto. Allora, Lucianina... Ma adesso parliamo con Ama. Adesso andiamo subito a Sanremo, vediamo se è pronto il collegamento. Tu stai con me, mi aiuti? Stai lì? Va bene? Sì, certo, così non vedo l'ora di salutarlo. Se hai delle curiosità, perché come tutti sappiamo sta per partire Sanremo, martedì parte, noi siamo qui, non vediamo l'ora, la 70ª edizione, tutti l'aspettano, tutti vogliono sapere, lo faccio per fargli salire l'ansia, è con noi Amadeus! Ti ringrazio, ciao Amadeus! Ciao Fabio, ciao Luciana! Eccolo qua, alzate il braccio. Eccomi, guarda. Come la scrivania, come il TG. Guarda che... Come siamo messi? Stai benissimo. Sì. Grazie. Non ti hanno ancora spellato, non ti hanno ancora sfilettato. No, ancora. Oh. Ma che cos'hai all'occhio? Sono tutto intero, Che cos'hai all'occhio, un orzaiolo? No, ho un orzaiolo qui, però sta passando perché sto mettendo la pomata e bravo, sta passando. Bravo, bene. Allora... Ma perché Sanremo è come stare nella giungla del Borneo, eh? Ci sono le mosche zezze, i tagliatori di testa, i serpenti velenosi. Fa attenzione, Amadeus. Senti, lo so, Luciano. Amadeus, come sta andando? Che stai facendo adesso lì? Le prove, hai interrotto le prove per venire? Le prove, sì, domani le ultime prove, poi tu lo sai, insomma, voi lo sapete. Però alla fine noi molte cose le improvvisiamo e quindi chissà che cosa accadrà. Senti, c'è una persona che mentre parlo fa così, quando ho detto provo molto, perché lui dice che io non provo molto ma improvviseremo molto. Beh, meglio, più divertente. E uso il plurale. Più divertente, improvviserete perché adesso ne parliamo. Ecco, però fa attenzione a improvvisare, Amadeus, un so. Attimo. Perché? Perché quando improvvisi casini fai. Vabbè, ma è che uno può star lì a pensare un a tutto. Un passo indietro e sentirti donna più che puoi. Perché poi Amadeus si chiama anche Rita. Sì, Amadeus si chiama Amedeo Umberto Rita Sebastiani, capisci? Quindi c'hai anche un nome femminile nel tuo nome. Eh sì, vabbè, sai, Sanremo però è così, ogni cosa che dici. Senti un po', ma dormi alla sera o prendi le goccine? No, io dormo proprio di piombo. Dormo benissimo. Poi la mattina mi sveglio con calma, faccio una bella colazione e si va a teatro. Quindi ma teatro? C'è una... Tranquillo. Cioè che io dormo nell'albergo vicino al teatro, quindi proprio faccio 100 metri a piedi. Sì. È tutto lì. Sì, anche noi dormivamo lì. Ah, ok. Senti. A che piano eri, Luciana? Ma non se lo ricorda, lei è a piano terra, dove vuoi che stia? Allora. Io ero dove c'era la vasca da bagno grande che non l'ho neanche mai usata. Anche io! È caduta la scenografia! Camera. Amedeo, ti è caduto un cartello di... Amedeo! Ti è caduto un cartello che... dietro TG1 no. Ecco il direttore artistico che con gesto risoluto risolve la situazione incresciosa. che ridere. Senti. Comunque Ama pensa che dopo un po' finisce, dentro una settimana finisce, come un pranzo di matrimonio. Ma purtroppo finisce, perché è un divertimento assoluto. È vero, è un gran divertimento, è vero. Senti, ma... E poi un'altra cosa, Amadeus, ascolta. Dimmi, Luciano. Quando vai in pubblicità, ricordati che il microfono si sente ancora per qualche secondo, non sgancia subito. Quindi evita di dire delle cazzate, perché poi quando torni dalla pubblicità devi giustificarle. Lo diceva me. Ti ricordo che hai cantato Vorrei la minchia nera, Amadeus. Ma che è sfrontata. Vabbè, senti. Ma è vero, l'avevo detto. Va bene, grazie del consiglio. Ascolta, Amedeo. Dimmi. Vabbè, io ti auguro che il clima sia questo, perché così ci si diverte come dei pazzi. Anche perché tu hai un cast pazzesco musicale.
Vabbè, hai già detto che l'importante è che la musica sia al centro? L'hai già detto? Se no, quello è la prima cosa che dici, non a caso 24 canzoni e sì, poi tanti. Puoi dirlo anche per noi stasera, la musica è al centro. Vabbè, certo, la musica è al centro del festival di sera. Hai detto, l'ha detto, fatto, come fatto. E poi ringrazia sempre l'orchestra, perché l'orchestra è importantissima, sono maestri di conservatorio che passano settimane a fare dei giri di do. Io voglio sapere. Bravissimi, possiamo dire che sono bravissimi. C'è Vessicchio? Sono bravissimi. C'è Vessicchio o no quest'anno? Passa Vessicchio? Sì, c'è. Viva! Viva! Wow. Senti, hai già pensato alla prima frase che dirai? Sì, ci stavo pensando questa sera, ma sarà una sorpresa anche l'inizio. Ma tipo il dado e tratto? Cioè, no, proprio quando apri la prima una frase storica, una cosa... No, penso di dire benvenuti al 70° Festival di Sanremo, quello sicuro. Può essere che funziona. Bravo, questo è bello. Senti, bello, sai che in Italia ci sono scommesse sul fatto che tu possa avere papillon o cravatta? Te lo dico? Sì, così è meno... Solo papillon. Non c'è stato neanche entusiasmo, mi spiace, mi aspettavo una reazione dallo studio, invece siete scortesi. Abbiamo conduttore del 75° Festival di Sanremo che interrompe le prove per noi, vi dice una cosa così, guardali, guardali. Non gliene frega niente a nessuno. Ma metti pure, adesso metti la cravatta per colpa loro. Senti. Poi abbiamo letto, ragazzi, un cast pazzesco, Tiziano Ferro, che saluto, il mio amico tutte le Tiziano, sere. Fantastico, tutte le sere, Fiorello, Benigni, e Roberto Benigni, ha detto qua assolutamente. Che Benigni. Ma Fiorello come ha fatto a superare? Attenzione a Benigni e agli amici di Maria, sì. Perché un attimo, sì, che poi scatta il confronto con Baudo e non so se lo reggi, Perché? Ma Fiorello, scusa, com'è che... Cioè, lui anche l'altra volta, prima di andare... Ce l'avamo sentiti in giornata, quando era Armaditaggia voleva tornare indietro. Cioè, cosa hai fatto per convincerlo stavolta che viene tutte le... Che fai gli occhi così? Che stai giocando a briscola? Che fai, Amadeo? C'è chi c'è? No! Ma Rosario! Ma guardalo lì! Hai visto? Rosario, ormai non puoi più scappare! Ah. Ciao! Guarda qua! Ciao, merda! Ciao. Come mi ha chiamato? Come l'hai chiamato, Lucianina, che non abbiamo sentito? Merda! Ah. Che bello! Hai ragione, Fabio! Ma era un augurio! Ormai ti tocca, ormai sei... Sì, ma certo! Cioè, ragazzi, posso dire una cosa? Io conosco quest'uomo lo conosco da tanti anni, ma io non pensavo... Lui non lavora, non fa niente, non prova, sta lì seduto, dice va bene, fate... Ma guarda, è impressionante. Io sono tranquillo. È impressionante. Dormiamo nella camera... Uno di fronte all'altro. E io stamattina volevo fare il Come film... Come mai dormite nella stanza uno di fronte all'altro? Perché... Così, per così, amicizia. Per amicizia, da tanti anni. Dormiamo sempre uno di fronte Silenziosissima all'altro. Silenziosissima la sua Perché camera. Perché se fanno brutti sogni vanno a dormire uno nel letto dell'altro. Io faccio così... Stamattina volevo svegliare tipo alle 6:30. Sì. Sono cominciato a bussare, facevo ama, boom, 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 ama, boom, 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 ama, boom. Lui niente. Poi lo incontro e faccio, oh, ma c'hai il sonno pesante. Sai che ti ho bussato per 20 minuti? E lui mi fa, che camera era? Era la 408, ma io non sto lì, sono la 410. Lui ha bussato nella quella a fianco invece che quella di fuori. Però ci stiamo divertendo molto. No, ma guarda com'è rilassato Amedeo, guarda com'è preoccupato Fiorello. No, io sto sudando. Ma sì! No, a parte che... Sai perché siamo così? Perché veniamo da alcuni... La festa del... Alcuni, tu lo sai, voi lo sapete. C'è la festa di Sorrisi e Canzoni. Della stampa. È certo. La festa della stampa. Che ormai sono diventate feste del selfie. Per cui... Certo. Siamo molto selfati. Salutiamo Aldo Vitali e Sorrisi, che so che... Brave, siamo stati... Certo, siete stati lì. Sanna Mani. Certo, tutti quanti. Come stai, Luciana? Ebbene, come guarda, sta? Sta già fisioterapia, come vedi? Sta già bene. Com'era? La fisio lì. Sta già bene. Senti, chi vince?
Fisioterapia si fa ogni volta. Vuoi sapere chi vince? Io lo so. Lo sai. Faremo come sempre il giorno prima, ognuno faremo la cena e scriviamo i primi tre. Vediamo secondo me vince un cantante di sinistra. Questa battuta è citofonata, dai, però è bella. Citofonata poi. Quindi tranne Rita Pavone tutti potrebbero. Che banda di scemi. Vabbè, oh, ragazzi, parlo di noi maschi. Maschi, Luciana la signora. Senti, tu Fiorello ci sarai tutte le sere? Comunque. Saremo tutte? No, dipende dal direttore artistico. Se decide di guardare una scaletta, lui non sa manco che martedì si comincia. Mi fa ridere, ho dei dubbi su quello. Comunque voi sappiate che la RAI è sempre dalla vostra parte fino alle 10 del mattino di mercoledì, quando escono gli ascolti. Lì potrebbe essere due passi indietro per prendere poi la rincorsa. Abbiamo già visto, lui dovrebbe fare, dovresti fare. Sì. Il 49,6, cioè ho qualcosina in più della prima puntata dell'anno scorso. Vabbè. Non gliene frega niente. Ma fregatene, ma certo, ma assolutamente. Ma chi se ne frega? Io non vedo l'ora di fargli ascoltare le 24 canzoni in inglese, sono bellissime. Lui c'ha quello. Sì. Perché al centro c'è la musica. Fiore, tu sai che tutti... Fiore, tutti aspettano quello che tu farai, naturalmente, e quindi immagino che tu ti stia preparando moltissimo, no? Anche perché poi il conto è fare... Che responsabilità, no, perché, vorrei sai, essere nei tuoi panni, sono contento di stare qua con la gamba brava, rotta. Perché noi ce ne stiamo a casa a guardarli, ma sai... Lo sai che ti invidio, Luciana, vorrei avere anch'io un menisco un po'... Lo so. No, ma lui è imprevedibile. Ma voi mi conoscete. Quindi sì, ma sai, un conto è fare... Che io non sono tranquillo per niente, perché a me mi preoccupa lui. Scusate, Luciana. Scusa, Luciana ha perso un orecchio. Come... Che hai fatto? Hai perso facendo? L'orecchio? Che fai? Che fai? Guardate. Ha perso l'orecchio. Mi è caduto l'auricolare. Vabbè. No. E perdo i pezzi, uno dopo l'altro. Senti, Fiore, ma tu hai dato un consiglio ad Amedeo? Dimmi. Hai dato, Fiorello, un consiglio ad Amedeo? Sì, quale? Di provare, di fare qualcosa. Di vedere la scaletta, almeno, di capire cosa si farà. Ho tutto qua. Cioè, ieri era seduto in platea, come uno del pubblico. Era seduto lì mentre c'erano le prove. Vabbè, però... Arrivava, chi era la signora bionda? È arrivata Emma. Emma, è una certa signora. Diceva lui, Emma, la cantante. Emma Marrone. Andiamo bene, qui non riconoscono chi è sul palco. Andiamo proprio bene. Chi era Emma? E la signora dice a lui: poi quando Emma finisce di cantare, tu vai lì e le dici due cose, poi la congedi, lei va via e tu presenti e l'altro. E lui fa: ah, ok, va bene. E io: ma non provi sta cosa? E lui fa: no. Martedì saremo tutti lì. E poi ragazzi, a proposito... Lunedì ci sarà un'altra conferenza stampa. Domani! Pensa che la conferenza stampa a mezzogiorno, la RAI vuole cominciare a briefarmi dalle 8 di domani mattina. Siamo preoccupati tutti e hanno ragione, perché io lo conosco da tanto, ma è cambiato moltissimo. Ragazzi, Fiorello saggio. Ma senti, una cosa io saggio, importantissima. Sanremo è in provincia di Imperia, quindi IM non è Imola, è Imperia. Senti, okay? Va bene. Grazie. Allora, senti, Amedeo, io immagino che tutti ti abbiano fatto qualunque domanda. Allora, volevo fartene una anch'io per chiudere, ma non me ne viene una originale. Allora, ho chiesto aiuto a un mio amico. Puoi venire da mia mamma, perché a me non me ne viene una da fare. Ecco, sì, vengo io. Buonasera. Possono rispondere anche in stereo? Sì, possono rispondere anche in due. Potete che sono una coppia anche bellissima. In stereo, Amedeo e Fiorello. Allora, ragazzi. Sono più Sanremo, aspetta, ti faccio la premessa. No, parte Sanremo, 70ª edizione, prima volta che lo presenta Amedeo, c'è Fiorello accanto, Fiorello, Luciana che ascolta. Facciamo una domanda pertinente, vai.
Sono più le complesse incomprensioni delle quali è fatta la comprensione che gli altri dicono a noi, o è più la consapevolezza che sconfigge la complessa incomprensione che la vita regala a tutti noi? Sono andati via. Sono andati via. Sono andati via. A dopo, Gigi. Ci vediamo dopo. Un grazie ad Amadeus. Ad Amadeus e a Fiorello. Sarà un grande, un grande festival. In bocca al lupo, ragazzi. Siamo con voi. Divertiti. Divertitevi. Grazie, ciao Fabio. Divertitevi e non provate niente. Ciao, ragazzi. Non ti preoccupare che lo fa già, tranquillo. Va bene. Va bene, grazie molte. Luciana, noi ci vediamo dopo. Adesso io